intervenire sulla materia del non rifiuto, perché rifiutare significa già negazione, parlare di materie prime e seconde significa parlare di recupero, parlare di spreco alimentare significa parlare di rimettere in discussione i modelli di consumo, la riconversione ecologica dell'economia e dei sistemi ambientali che fino ad oggi abbiamo subito e stiamo ancora subendo, dove in questo sistema si interviene in modo farraginoso e molto spesso illegale. Tant'è vero che nelle nostre zone, diceva il sindaco poco fa di Casal di Principe, c'è una moria di sindaci, purtroppo molto spesso è causa del rifiuto. O se andiamo sul sistema delle depurazioni delle acque o sul sistema del ciclo delle acque, anche là c'è un'altra moria di personaggi. Questo perché il sistema è sbagliato e noi dobbiamo cercare di riconvertire, come dice Laudato Si, la riconversione ecologica dell'economia, perché questo è il vero nodo sistematico. Quindi Laudato Si ci ha dato dei punti universali su cui noi possiamo coincidere e far coincidere lo sviluppo sostenibile in un'economia circolare. Voglio spiegarmi: sviluppo sostenibile, molto si stanno riempiendo da anni la bocca del sviluppo sostenibile. Che significa sostenibilità? Significa avere la capacità di rapportarsi con la natura in un sistema armonioso, ricco di necessità per l'uomo, ma anche degli animali, delle cose, dell'ambiente, dell'habitat, della bellezza, del paesaggio, metterlo in un contesto innovativo e ritornare forse a qualche anno fa. Cioè fare un passo indietro con le nuove esigenze tecnologiche e tecniche che si possono applicare. Faccio un esempio molto banale che molto spesso quando si parla di rifiuti: ma perché dobbiamo buttare tanto di quell'umido che può essere trasformato subito, immediatamente, in uova, dando alle galline, 40 anni fa si faceva, no? Dando a degli animali, o ancora prima, dando ai poveri lo spreco alimentare. Se noi facciamo una valutazione sullo spreco alimentare, quindi non è il rifiuto, non rifiuto, significa mettere in condizioni migliaia e migliaia di persone di dotarsi di una razione giornaliera di cibo di qualità che invece viene buttato normalmente nella ristorazione collettiva o nella ristruzione privata. Cioè è assurdo pensare che ancora si può processare questo sistema, è assurdo pensare che io faccio rifiuto, è assurdo pensare che dopo che ho fatto rifiuto, l'umido mi si trasforma in nuova ammendante per rimettere nel circolo produttivo della catena alimentare. È assurdo che invece su tutte queste tematiche si giocano milioni di euro o miliardi di euro, sono 15 miliardi di euro nel ciclo dei rifiuti, e non solo produciamo degli effetti devastanti, ma la cosa peggiore è che non è più sostenibile effettivamente questo processo, perché non è più sostenibile che io vada a rivalutare o a riprendere dei materiali dalla natura, che sono i capitali della natura, che non ce la fanno più. Mentre andiamo a buttare, quindi a mettere tutte assieme, quindi a fare rifiuti, tutti questi materiali della natura che possono essere materie prime e seconde, che possono essere riconvertiti con poca energia e con poco sforzo in nuove prodotti, beni di consumo che serve a tutti quanti noi. Quindi questo l'ha percepita la green economy, l'ha percepita l'economia circolare, che da anni noi andiamo a dire che bisognava riconvertire l'economia circolare
nell'economia del riuso, del riciclo, del recupero e non della riduzione, perché no? Quindi, partendo da questi principi, noi risolveremo di fatto il problema dei rifiuti. Se lo abbiniamo al problema del ciclo delle acque, voi pensate quante sono le acque che oggi arrivano in ciclo naturale, quindi emungimento delle acque profonde, distribuzione di queste acque, riutilizzo delle acque nel nostro sciacquone, 12-15 bottiglie di acqua minerale, pensate che prendo 15 bottiglie, la metto nello sciacquone e poi per allontanare i miei bisogni faccio con un semplice ditino e faccio sprecare 15 litri di acqua potabile, quindi di acqua pura, di acqua, quando si può fare la doppia condotta, la condotta dual, cioè la rete per i fabbisogni industriali e la rete per la potabilità, quindi per il ciclo, che se mettiamo in rapporto, oggi sono 250 litri di acqua al giorno pro capite, si potrebbe consumare ma 10-15 litri al giorno di acqua potabile e il resto di acqua industriale che può essere riutilizzata in tutti i nostri sistemi, sia domestici, sia industriali e sia specialmente di lavaggio. Ma non è finita, che quando l'acqua poi viene depurata con grandi costi, l'acqua poi viene buttata a mare. Ma perché non riutilizzare quella stessa acqua nei cicli industriali, nei cicli? Allora, voglio dire che non è più questione di rifiuti. I rifiuti oramai si sono auto esauriti, perché il rifiuto dell'acqua, voi pensiamo un po' al concetto di rifiuto. Se andiamo a vedere il vecchio concetto, noi abbiamo il rifiuto solido urbano che è una tonnellata, di pari produciamo 3 tonnellate di rifiuti riferiti al ciclo delle acque, ma mettiamo come emissione di rifiuti come aeriforme nel sistema mondiale, quindi della nostra atmosfera, 30 volte il processo del rifiuto solido urbano. Se poi bruciamo il rifiuto solido urbano, aumentiamo ancora più le emissioni. Questo sistema che è inconcepibile continuarlo a sostenere, anche perché 9 miliardi di persone nel 2050 si stanno affacciando e 7 miliardi già siamo attualmente, che hanno però non i bisogni di 6 miliardi di qualche anno fa, perché i cinesi stanno svegliando, gli indiani si sono svegliati, i paesi in via di sviluppo si stanno svegliando ed hanno una progressione creativa, quindi di procreazione molto elevata. Quindi bisogna, per forza di cose, se vogliamo rimettere in discussione il nostro modello di sviluppo, e siamo forzatamente obbligati a farlo, perché altrimenti abbiamo devastato già noi un territorio. Quelle altre poche cose ci serviranno pochi anni ancora per completare la devastazione, significa che alle future generazioni gli abbiamo lasciato un brutto regalo. Ecco perché tendo di dire queste cose. L'associazione dei consumeristi in questo che cosa devono, e associazioni volontariate ma anche di categoria, sta arrivando Antonio Cecoro con il quale sono a Sobbalneari, abbiamo fatto rifiuti zero per davvero, cioè dove produciamo il 93% di materie prime e seconde ai rifiuti, quindi il 7% produce il rifiuto, il 7% questa associazione di categoria, lo vedo presente, e l'abbiamo fatta a Castelvolturno, non l'abbiamo fatta nel nord Italia che è tanto decantata a sud, la facciamo in queste realtà dove il rifiuto non è più rifiuto, ma è materia prima e seconda, quindi non andiamo più a fare sfruttamenti minerali, non andiamo più a fare sfruttamento dell'ambiente. E tutto questo ci comporta un abbassamento dei costi economici,
cioè ne farà il suo intervento e dirà quali sono i costi economici. Non parliamo di costi ambientali, o i costi derivanti sugli effetti sulla salute, che sono incalcolabili. No, io parlo dei costi economici, dove c'è una riduzione dei costi effettivamente economici facendo e un allontanamento di fatto e di diritto della camorra da questo sistema illegale, perché poi non è, diceva Pennisi, il giudice antimafia a livello nazionale, diceva quello non è un problema di camorra, la camorra sono, è la mano lorda, schifosa che si impossessa, ma dietro questo affare dei rifiuti urbani speciali, ma anche quelli delle acque, quindi i rifiuti derivanti dalla depurazione delle acque e i rifiuti aeriformi, sono la lunga mano di questi signori che vogliono risparmiare sui prodotti, non facendo i prodotti di qualità, ma facendo i prodotti di bassa qualità e scaricando sull'ambiente, sul stesso specifico prodotto. Termino dicendo che siamo obbligati e le associazioni consumeristiche, assieme alle associazioni di volontariato, assieme alle associazioni di categorie, devono fare corpo. E noi stiamo tentando di fare corpo, cioè con le istituzioni stesse. Noi a Castelvolturno in prima istanza abbiamo aggredito il comune con una serie di iniziative. Adesso stiamo facendo un protocollo di intesa che poi eventualmente sarà Stefania a dire. Cioè dove noi diciamo che cosa deve fare il comune, le carte dei servizi, ma la pianificazione economica finanziaria di quel servizio, prima della carta dei servizi, passa attraverso questa pianificazione che deve essere sostenibile e organica, veramente forte anche economica. E l'abbiamo iniziato questa strada. Ma assieme a questo abbiamo anche iniziato un altro dove i sindaci sono meno sensibili, come il sindaco di Casal di Principe, e ce ne sono pochi purtroppo, tanto è vero, stanno in estinzione quei sindaci ben carini. Adesso abbiamo inventato la clonazione. Dove abbiamo attivato una serie di procedure, e questo qua è uno degli esempi dove mettiamo in rilievo come un comune dove il cittadino, e quasi sempre poi la stessa storia, si ripete, dove il cittadino paga una tariffa non corrispondente, perché bisogna camuffare la tariffa, perché se la mettono per una tariffa reale un metro cubo di acqua andrebbe a essere pagato 4-5 euro al metro cubo. Invece bisogna far raggiungere il metro cubo a un euro e gli altri si accantonano come debiti nascosti. Noi su un comune che abbiamo fatto, stiamo facendo esperienza di dove ci sono 9 milioni di debiti su un comune di 8.000 abitanti, quindi quasi, che sono stati tutti nascosti, ma questo non è l'unico comune. È una serie di comuni che noi vogliamo, infatti lo chiamiamo il caso Frignano, ma è il caso perché ci sono altri, tanti altri comuni dove la depurazione viene fatta male, mal gestita, però i soldi girano. Allora, quindi l'associazione consumeristica assieme ad altre associazioni deve fare il salto di qualità, cioè non fermarsi alle carte dei servizi ma ai piani gestionali, e le carte dei servizi sono un atto conseguente ai piani gestionali, quindi e non l'inverso, cioè prima mi fai il piano gestionale e poi mi fai la carta dei servizi. Questo livello lo rivendico e dobbiamo tentare anche di influenzare le altre nostre associazioni di partenariato consumatista, cioè dove la pianificazione è il frutto della carta dei servizi e quindi della tariffa poi conseguente. Grazie.